Le pietre del castello Estense di Ferrara risuonano ancora dei passi e delle voci dei suoi abitanti. Nelle prigioni sotto il fossato, Ugo, figlio del marchese Niccolò III, e Parisina, la giovane moglie del marchese, morirono per essersi amati in segreto. E più tardi Giulio d'Este, fratellastro del duca Alfonso I, rimase imprigionato per 53 anni. Mentre al piano nobile, Lucrezia Borgia, prima donna del Cinquecento e il suo seguito, celebravano i fasti di un'epoca in cui Ferrara era una delle corti più splendide del Rinascimento, cantata da Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso e dipinta dagli artisti della grande scuola ferrarese.